Quando si parla di carne si sente spesso anche il termine frollatura, che è un processo fondamentale per ottenere una carne di qualità. Subito dopo l'abbattimento dell'animale, infatti, il muscolo va incontro naturalmente a irrigidimento, per cui la carne non è ancora edibile perché è troppo dura. Ecco perché necessita di un periodo di riposo. Questo periodo di stagionatura e maturazione della carne è appunto la frollatura, che avviene in ambiente controllato, a temperatura dagli 0 ai 4 gradi, aerazione adatta e costante e umidità relativa dell'85-90%. Questo permette al muscolo di trasformarsi in carne in tutta sicurezza, perché evita l'eccessivo essiccamento, la proliferazione di microrganismi e quindi la putrefazione. Quindi piano piano il muscolo acquista tutte le caratteristiche peculiari della carne. Qui intervengono enzimi proteolitici che agiscono sulle proteine determinando la tenerezza e la succosità della carne ed enzimi lipolitici che demoliscono i grassi determinando l'aroma e il sapore. Il periodo di frollatura varia a seconda del tipo di carne. Per le carni bianche o di animali di piccola taglia e animali giovani sono sufficienti tempi brevi, massimo 72 ore. È stato dimostrato che nella carne di maiale, se viene frollata per 96 ore, diventa più gustosa e più apprezzata dal consumatore. Per le carni di alta qualità, come può essere quella di un vitellone chianino macellato a 24 mesi, il periodo ideale minimo di frollatura varia dai 10 ai 20 giorni. Si stanno sperimentando anche frollature molto più lunghe, addirittura di 90-120 giorni. E queste vengono fatte per produzioni di alta qualità e di pregio, come può essere quella di un bue piemontese che viene macellato dopo ben 5 anni di allevamento e con uno spessore in grasso tale da proteggere la carne per così tanto tempo. È importantissimo quindi che ogni pezzo di carne sia sottoposto al giusto periodo di frollatura per ottenere un prodotto sano e dalle caratteristiche sensoriali ottimali.